Il Comune di Genova capofila di una serie di iniziative dedicate al nostro padrone di casa, Emanuele Luzzati, da cui anche questi giardini prendono il nome. Le scopriamo tra poco in panchina. E quindi proprio qui sulla nostra panchina ai Giardini Luzzati parliamo ora delle iniziative messe in campo da una serie di soggetti di cui capofila è il Comune di Genova, proprio dedicate a Emanuele Luzzati. Lo facciamo in compagnia dell'assessore Pino Boero. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per averci raggiunto in questa fredda panchina d'inverno, ma volevamo appunto dedicare qualche minuto a tutte le iniziative che una serie di associazioni mettono in campo per ricordare la figura di Luzzati. Beh, qui siamo nei giardini di Luzzati e anche se è freddo sono pieni del suo calore, del calore dei suoi colori, dei suoi disegni, del suo impegno. Per ricordare Luzzati nel 10° anniversario della scomparsa, Comune di Genova, Teatro della Tosse, Museo Luzzati e altri soggetti mettono in piedi per il 2017 tutta una serie di iniziative. Ovviamente ci sono le iniziative del teatro, ovviamente la Tosse ha rimesso a nuovo quel laboratorio vicino al teatro in cui Lele faceva e montava le sue scenografie, ovviamente il Museo Luzzati farà una serie di manifestazioni e il Comune un po' capofila, in attesa anche di una mostra che Eugenio Buonaccorsi e Guido Fiorato cureranno in autunno, il Comune per quello che riguarda cultura e scuola sta pensando ad una serie di iniziative o perlomeno di proposte anche di iniziative che coinvolgeranno le scuole e le biblioteche genovesi. Io ricordo che Luzzati era stato definito da Gianni Rodari, suo amico peraltro, un autore plurilingue. Rodari diceva è come se Lele possedesse non una lingua materna ma 2, 3, 4, 5, ceramica, disegno, scenografia, teatro, e quindi all'insegna di questa pluralità, e noi abbiamo bisogno di pluralità per i bambini di oggi, ci muoveremo nelle scuole e nelle biblioteche. Le iniziative saranno davvero molte anche perché saranno un po' spalmate su tutto il 2017, quindi per queste vi rimandiamo al sito del Comune di Genova e del Teatro della Tosse per quanto riguarda la parte degli spettacoli. Però ancora una parola insieme all'assessore, la vogliamo fare proprio sulla figura di Luzzati. Lei oggi mi ha portato questo che è un po' un documento storico, no? Si certo, può dire. Questo è uno degli albi di Lele, questo è del 1977, io ero amico di Lele proprio un po' da quegli anni quando ho cominciato ad occuparmi di letteratura per l'infanzia anche a livello professionale e ricordo con quanta passione Lele curasse questi suoi albi, ma questi suoi disegni che poi diventavano cartone animato e quanto i suoi cartoni animati abbiano ancora oggi, io credo, una forza propulsiva. Non è vero che la tecnologia distrugga tutto, le tecniche di Lele con le mani e con l'intelligenza possono affascinare ancora i bambini. Questa è una primizia vecchia, io spero che ci sia modo di tornare su questi libri più volte con i bambini di Genova per ricordare un grande genovese noto nel mondo. Allora grazie all'assessore Pino Boero per essere stato con noi, restituisco questo che è un pezzo di storia. Grazie.